signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. All'inizio di questa stagione ho chiesto sia qui nei commenti che sul server Discord del Master Kai se qualcuno avesse proposte per video particolari, avesse richieste specifiche per qualche video in questa stagione. È una cosa che faccio ogni stagione e per la maggior parte dei casi poi queste cose me le dimentico, semplicemente poi non ho spazio per farle entrare. Quindi quest'anno, per evitare di ritrovarmi a fare gli stessi casini che ho fatto gli anni scorsi, ho deciso di mettermi d'impegno e diluire i vari video di richiesta durante l'anno nella speranza di riuscire a esaudire tutti. Questa settimana quindi cominciamo con una richiesta di Giorgio Gandolfi che ha chiesto di parlare del multitavolo. Ora, questo non è sicuramente un argomento adatto ai neofiti, anzi, ma se voi state iniziando e volete vedere fino a dove possono spingersi le vostre abilità come master, o se siete dei veterani che siete interessati a provare qualcosa di più complesso, o anche se siete dei veterani che lo hanno provato e adesso avete degli incubi per averlo fatto, nel caso questo è un trigger warning, dedichiamo questo video a parlare del multitavolo. Quindi non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere cos'è un multitavolo e come fare a organizzarlo. Il termine di per sé è abbastanza autoesplicativo, ma come sempre partiamo dall'inizio e andiamo a vedere che cosa sia un multitavolo. Multitavolo, o volendo essere più precisi, quest multitavolo o campagna multitavolo, è un metodo di gestione del gioco in cui più gruppi di giocatori condividono lo stesso mondo di gioco e hanno la possibilità di andare a influenzarsi gli uni con gli altri. In parole semplici, nella campagna ci sono due o più gruppi di giocatori e le quest di un gruppo possono andare a cambiare le cose per la quest di un altro gruppo. La parte importante è proprio questa, cioè che ci sia la possibilità di interazione anche indiretta tra i vari gruppi. Se per esempio molti master scrivono la propria ambientazione, magari per uno specifico regolamento, e poi la riutilizzano per tutti i gruppi di gioco con cui usano quel regolamento, e molto spesso quella che è stata la quest di un gruppo diventa il passato della quest del nuovo gruppo. In questo caso non si parla di multitavolo perché anche se tecnicamente le azioni di un primo gruppo hanno influenzato il mondo, per quanto riguarda il gruppo attuale, loro non hanno la possibilità di cambiare quelle azioni e in tutto e per tutto non sono azioni diverse dal resto del passato del mondo che è stato semplicemente scritto al master. Allo stesso modo, una serie di gruppi che giochino la stessa quest, pensate a una fiera in cui sta venendo presentata una one shot o un nuovo modulo di un nuovo gioco. Magari ci sono anche 7-8 tavoli che giocano esattamente la stessa quest, ma non è un multitavolo perché tra la quest giocata da un gruppo e quella giocata da tutti gli altri non c'è alcuna relazione e nessuna possibilità di interferire. Ovviamente nella pratica le cose sono anche più complesse di così, perché una volta definito che cosa sia un multitavolo, la parte veramente gestibile è andare a vedere come si gestisce un multitavolo. Ora, per evitare che questo diventasse semplicemente un lunghissimo rant in cui parlo delle mie esperienze come master, ho cercato di dividere la cosa in categorie. Sono categorie arbitrarie che ho deciso io, quindi non prendetemele per oro colato. Comunque, andiamo a vedere a grandi linee come organizzare un multitavolo. Il modo più semplice per rendere il multitavolo è quello di avere vari gruppi di giocatori che giocano nella stessa ambientazione sotto lo stesso master che
non solo organizzi le varie quest, ma si preoccupi anche di tenere conto dei cambiamenti che un gruppo ha fatto al mondo di gioco nelle quest degli altri. Se vi ricordate, alla fine della scorsa stagione avevamo fatto un video dedicato alle West Marches, ve lo lascio qua se dovete andarlo a recuperare. Quello è un esempio classico di multitavolo con un solo master. In questo caso, il master organizza le varie sessioni settimanali o mensili che siano, a seconda degli impegni del gruppo. Comunque, il master organizza le varie sessioni di gioco per ogni singolo party. E dopo ogni sessione rivede le quest che gli altri party dovranno fare in base a quello che è successo al primo. E al di là delle influenze reciproche sull'ambientazione, i party sono del tutto indipendenti. I party comunque agiranno all'interno dello stesso universo narrativo condiviso. Magari sotto la città è stato scoperto un complesso di rovine estremamente esteso, estremamente antico, e tre gruppi di avventurieri del tutto indipendenti gli uni dagli altri vanno a esplorarlo. Ogni gruppo esplorerà una zona diversa, affronterà magari anche nemici diversi, ma quando un gruppo attiverà la porta magica al primo livello, succederà qualcosa che sbloccherà una nuova zona al secondo livello dove gioca il secondo gruppo. A seconda del tipo di campagna e degli accordi che ci sono tra i master e i vari giocatori, i gruppi potrebbero comunque essere alleati tra di loro, agire per uno scopo comune, potrebbero in realtà in competizione tra di loro, magari per chi prende più tesori da antico dungeon, ma potrebbero anche non essere neanche a conoscenza gli uni degli altri. Per un gruppo, quello che l'altro gruppo influenza dall'ambientazione non è diverso dall'influenza che potrebbe avere qualunque altro PNG. Come consiglio personale, comunque, per quanto i personaggi potrebbero non essere a conoscenza degli altri personaggi, i giocatori dovrebbero essere coscienti che ci sono altri giocatori nella stessa ambientazione per evitare discussioni al tavolo o momenti bizzarri quando questa cosa salta fuori durante il gioco. In linea generale, comunque, dipenderà dalle preferenze dei giocatori quanta influenza reciproca i gruppi possono avere e quante conoscenze reciproche possono avere. Nelle West March, che abbiamo detto prima, si dà per scontato che tutti i giocatori sappiano dell'esistenza di tutti gli altri e i giocatori sono tenuti attivamente a scambiarsi informazioni tra di loro su quello che succede durante la quest. Ovviamente questo però non è l'unico modo per fare questa cosa, gruppi diversi potrebbero avere preferenze diverse. Diciamo comunque che di tutti i tipi di multitavolo questo è probabilmente il più facile perché è un single master che comunque supervisiona tutta la storia, quindi il master è cosciente di ogni azione svolta da ogni personaggio, di ogni possibile influenza sulla storia. Il suo compito sarà solamente quello di ricordarsi cosa è successo in una quest e andare a cambiare le altre di conseguenza. Non c'è nulla di più di questo. Sicuramente è un lavoro più complesso da gestire semplicemente una singola quest perché è semplicemente una magnitudine più alta, ci sono molti più giocatori di cui tenere conto, ma non è poi così diversa dalla normale esperienza di masteraggio che tutti abbiamo avuto. Se si vuole aggiungere un ulteriore grado di complessità, è arrivato il momento di andare a parlare del multitavolo con multimaster. Anche in questo caso ci sono più gruppi di giocatori che condividono l'ambientazione. Ma ognuno di questi gruppi avrà il suo master, o comunque ci saranno più master che gestiscono i vari gruppi. Per quelli di voi che sono abituati a giocare con il proprio gruppetto d'amici a casa loro, probabilmente questa sembrerà una situazione abbastanza bizzarra, ma pensate a un'associazione che abbia molti giocatori e molti master che gestiscono vari gruppetti di giocatori,
magari anche contemporaneamente durante le giornate dedicate all'associazione. In questo caso, l'ulteriore livello di complessità che si va ad aggiungere è dato dal fatto che ogni master non dovrà tenere conto solo delle modifiche all'ambientazione o comunque di quello che è successo durante la quest del proprio party, ma anche di tutto quello che è successo nelle quest di tutti gli altri master di tutti gli altri party. Per questo è assolutamente indispensabile che i master si coordinino tra di loro dicendosi che cosa è successo nelle varie quest, o anzi meglio scrivendoselo, di modo che non ci siano confusioni, non ci sia la possibilità di dimenticare delle cose, e dovranno anche coordinarsi tra di loro per mantenere coerenza all'interno dell'ambientazione condivisa. Se nell'ambientazione compare una città con un re e degli altri PNG, i master dovranno fare in modo che ogni volta che uno di loro descrive quella città o interpreta il re o uno dei PNG, la città sia sempre descritta allo stesso modo e che i vari PNG si comportino esattamente nella stessa maniera. Sarebbe strano che il re fosse un simpatico vecchietto bonario quando viene interpretato da un master, per poi diventare un giovane arcigno e avido quando viene interpretato da un altro. Se master ruotano tra i vari gruppi, questo potrebbe causare veramente non solo un crollo totale della sospensione dell'incredulità, ma proprio problemi di coerenza con la quest, perché potrebbe finire che la quest che il re aveva assegnato a un gruppo, quando viene riconsegnata al re, che adesso è un altro personaggio, non avrebbe neanche più senso. Un modo per evitare un'eccessiva livello di coordinazione tra i master è quello di dividersi non per gruppi, ma magari per zone geografiche dell'ambientazione o per aree tematiche della quest. Comunque fare in modo che la maggior parte di quello che debba gestire ogni singolo master è qualcosa che debba gestire solo e esclusivamente lui, e piuttosto, come dicevo, quando uno dei party deve fare qualcosa di specifico legato a quel master, i master si spostano e non sono legati ai singoli gruppi. Parlando poi per esperienza personale, posso anche dirvi che un grosso problema è il fatto che molto spesso il master, durante la sessione, qualcosa deve improvvisarlo anche solo per venire incontro alle esigenze del party, una cosa che abbiamo detto alla nausea sul canale. Ecco. Se voi masterate da soli per il conto vostro, questo non è un problema, potete cambiare quello che volete. Ma se ci sono altri master che gestiscono un'ambientazione, non solo questi cambiamenti sono limitati al fatto che dovete mantenere la coerenza con quello che è già stato detto anche dagli altri, ma anche sul fatto che non potete rimescolare la storia come preferite, perché dovete tenere presente anche quello che gli altri master vorranno fare in futuro, non solo quello che hanno fatto in passato, perché voi potreste inserire degli elementi che magari per quello che volete fare voi sono insignificanti, ma vanno a distruggere il lavoro di un altro master e quindi state mettendo nei casini un altro. In più è anche a volte difficile, più che altro se si è in tanti, ricordarsi tutto quello che si è detto e quindi magari è stata fatta una proposta per un PNG, quella proposta è stata scartata, ma chi ha fatto la proposta si è semplicemente dimenticato che gli è stato detto di no e inserisce il PNG, causando poi problemi a cascata agli altri. Nulla che non possa essere superato semplicemente organizzandosi meglio, ma sono problemi di cui dovete tenere conto. Questo tipo di organizzazione della campagna è particolarmente utile per due tipi di gioco. Il primo è quando si vuole dare veramente un'idea di ampio spazio e epicità all'interno di un mondo. Il signore del male è talmente pericoloso da affrontare che non ci sarà un gruppo d'avventurieri che va a sconfiggerlo, ma vari gruppi che lavorino su vari livelli. In questo caso è molto utile fare in modo che, per quanto ci siano gruppi di giocatori separati,
in un modo o nell'altro tutti appartengono alla stessa organizzazione, magari sono varie squadre d'assalto della stessa gilda di avventurieri o della stessa gilda di mercenari. Questo permette anche la possibilità dei giocatori di spostarsi da un tavolo all'altro tra una questa e l'altra. Quando i giocatori rientrano alla base, i gruppi vengono rimescolati in base alle esigenze delle prossime missioni. Questo può essere utile alla storia, ma può molto più facilmente tornare comodo proprio in quelle situazioni da associazione in cui si cerca di fare in modo che tutti i giocatori giochino con tutti gli altri, non si vengano a formare dei piccoli gruppetti appunto per creare gruppo all'interno dell'associazione. Paradossalmente è anche utile per fare la cosa esattamente contraria, cioè gestire una campagna in cui ci siano gruppi di avventurieri che siano nemici tra di loro. Magari il gruppo degli eroi buoni che combatte contro il signore del male, che deve andarsi a scontrare con gli antieroi malvagi che combattono per il signore del male. In questo caso, ogni gruppo avrà un suo master che gestisce la quest con uno stile particolare, ma i master coordinandosi tra di loro faranno in modo che quello che un gruppo fa venga poi passato nel mondo dell'altro gruppo. I malvagi bruciano la città dei giocatori, quando i giocatori si ritornano la trovano bruciata. Però, essendo due tavoli separati, anche con due master separati, non c'è la possibilità che anche solo inavvertitamente un gruppo scopra cose dell'altro che non dovrebbe sapere. E ovviamente, se tutti i gruppi sono coordinati con vari master, questo non esclude che ci sia la possibilità di organizzare magari degli eventi maggiori, magari delle giocate o delle serie, una singola quest in cui tutti i gruppi vengono uniti assieme, magari per l'epico scontro finale o per qualcos'altro di altrettanto importante durante lo svolgimento della quest, che con un solo master che gestisce molti giocatori ci sarebbero problemi sia da parte del master di ricordarsi tutto quello che sta succedendo, ma anche di attese lunghissime per i giocatori. Ma dato che ogni gruppo ha il suo master, a quel tavolo non saranno presenti solo tutti i giocatori, ma anche tutti i master, e quindi i master possono gestire vari giocatori contemporaneamente o organizzarsi per avere ognuno la sua area di competenza e quindi avere meno lavoro da fare e permettere la gestione di un gruppo molto grosso. È abbastanza scontato, ma meglio dirlo per chiarezza. Quando si parla di multitavolo con multimaster, la buona riuscita della campagna dipende quasi esclusivamente dall'abilità dei master di coordinarsi tra di loro e non pestarsi i piedi a vicenda. Per cui non serve solo che i master siano bravi, ma che siano anche bravi in squadra, che non è esattamente la stessa cosa. Ora, qui io posso dirvi che quando lo facevo io con la mia associazione, la maggior parte dei casi semplicemente ci limitavamo a discutere tra di noi fino ad arrivare a un consenso. So però che altre associazioni hanno organizzato proprio vere e proprie scale gerarchiche con master che ordinano altri master di importanza decrescente. Diciamo che l'importante è che trovate un modo per organizzarvi che funziona per voi e per gli altri master insieme a voi, qualunque esso sia, se no semplicemente queste cose sono destinate a fallire miseramente. Finora abbiamo sempre dato per scontato che tutti i giocatori di tutti i tavoli stessero giocando allo stesso gioco, magari quest diverse, con inclinazioni diverse, ma che fondamentalmente fosse sempre lo stesso manuale che veniva usato per coordinarli. Cosa che nel 99% dei casi è quello a cui ci si riferisce quando si parla di multitavolo. Non è però l'unico modo possibile per rendere un multitavolo. Anche in questo caso, che io sappia, non esiste una definizione ufficiale, o anche forse non ho trovato materiale neanche in rete. Non credo di essermelo inventato io, comunque.
Diciamo che per adesso lo chiameremo multitavolo asimmetrico. La differenza in questo caso è che i giocatori condividono lo stesso mondo di gioco, possono influenzarsi reciprocamente, ma non tutti i gruppi stiano effettivamente giocando allo stesso gioco. Più che altro non stiano giocando con le stesse regole. A seconda di quali siano i regolamenti che vengono usati, potrebbe essere più o meno facile gestire le cose, però è un modo interessante per gestire, soprattutto quando i vari gruppi che compongono i vari tavoli si stiano dedicando ad aspetti radicalmente diversi della quest, anche se all'interno della stessa ambientazione. Magari a un tavolo si svolge una quest basata praticamente solo sull'intrigo politico, in cui i giocatori sono nobili di varie fazioni che devono contendersi territorio e influenza tra di loro. Per una quest del genere sarebbe molto conveniente usare un regolamento puramente narrativo in cui vengano tenute traccia appunto dell'influenza, della nobiltà e di altre capacità del genere. Difficilmente i nobili la risolveranno a pugni tra di loro, quindi avere un regolamento con un sistema di combattimento estremamente elaborato non servirebbe assolutamente a niente. Questo però non vuol dire che la violenza non venga utilizzata. Si dice che la guerra non è altro che la prosecuzione della politica, ma con altri mezzi. E quando le parole dei nobili a un tavolo non bastano, c'è un altro tavolo con un altro gruppo di giocatori che invece utilizza un regolamento molto più orientato verso il combattimento puro e all'azione, che interpreta magari un gruppo di mercenari ingaggiati di volta in volta da un nobile diverso e che vada a risolvere la questione alzando le mani su chiunque si opponga alle azioni del loro attuale patrono. Come esperienza personale posso dirvi che a me successe anni fa di gestire una campagna anche lunga, durata diversi anni, che si basava proprio su questo principio. C'era un gruppo di giocatori che doveva investigare su vari misteri per poi scoprire il cattivo finale a un tavolo e l'altro tavolo in realtà era composto da un solo giocatore che giocava appunto il cattivo finale. Ogni volta che i giocatori sventavano uno dei suoi piani, io contattavo quel giocatore e il giocatore diceva che cosa avrebbe voluto che lui e i suoi minion facessero per il prossimo arco di campagna. Lui giocava con un regolamento molto più semplificato, ma che si concentrava principalmente sul quante informazioni lui era in grado di reperire sulle azioni dei giocatori e su quanto era in grado di dare ordini ai suoi minion per fargli eseguire le azioni nel modo più simile a quello che lui aveva descritto. Questo ha anche causato poi dei momenti estremamente ilari per la misinterpretazione delle informazioni, ma lo racconteremo un'altra volta, il video è già stato lungo. Questo però ha permesso praticamente a un giocatore di giocare da solo contro l'altro party, ovviamente non usando lo stesso regolamento, perché lui praticamente stava facendo un gioco di ruolo per due persone, mentre gli altri stavano giocando a un più classico gioco di ruolo d'azione in stile tradizionale. Come vi ho detto, però, ho trovato veramente pochi riferimenti a questo modo di gestire un multitavolo, quindi devo basarmi esclusivamente sulla mia esperienza personale. Se qualcuno di voi ha fatto qualcosa di simile, lo scriva nei commenti qui sotto perché potrebbe tornare utile. Diciamo che per questo video è tutto. Questa volta sono andato veramente molto più lungo del solito, ma è un argomento estremamente complesso. In realtà non abbiamo fatto altro che sfiorarne la superficie. Anzi, se avete delle richieste specifiche, spiegazioni di qualcosa che ho detto, o comunque volete scendere nei dettagli, scrivetemelo nei commenti, non escludo di fare una seconda parte di questo video in cui andiamo a concentrarci su cose più specifiche all'interno dell'argomento multitavolo. In linea generale, diciamo però che gestire un multitavolo non è qualcosa adatto ai neofiti, non è qualcosa che dovrebbe essere provato se non si ha una discreta esperienza e una
padronanza delle proprie abilità, però se si è a quel livello è qualcosa anche di interessante perché è una sfida per il master, mettiamola così. Comunque, per questo video finiamo qua, che è davvero troppo lungo. Come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivete nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Se le notifiche non vi arrivano, in descrizione trovate i link al gruppo di Telegram e al server di Discord, dove metto io i video normalmente, dove si riunisce anche il resto della community del canale del Master Kae. Io sono il Master Kae e noi ci vediamo nel prossimo video.